Ancora buonasera da Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, i titoli. C'è una nuova Pavia da immaginare per garantire la mobilità quando torneranno gli studenti. L'opposizione chiede alla Giunta di avviare un confronto con categorie e associazioni per ripensare la città. Nuovo appello da TS per divulgare periodicamente i dati del contagio divisi per comune, la richiesta dal PD di Vigevano che ritiene i dati fondamentali per prendere decisioni a livello amministrativo. Spari in pieno centro paese ad Arena Po, la denuncia viene dalla LAV che ha raccolto la segnalazione di una cittadina rimasta terrorizzata, colpi di fucile per uccidere i piccioni ma pericolosi anche per i passanti. Il deputato pavese Alessandro Cattaneo nominato nell'ufficio di presidenza di Forza Italia, il massimo organo nazionale del partito, serve un rilancio liberale, ha dichiarato. Inaugurato l'Andriano, un gigantesco murale dedicato all'opera del personale sanitario, realizzato all'ingresso del poliambulatorio in occasione della giornata mondiale degli infermieri. In apertura andiamo a inquadrare la situazione sanitaria, ci colleghiamo in diretta con Mario Fortunato. Buonasera Mario. Buonasera Paolo, sì, il solito punto sui nuovi contagi, iniziamo col dire che sono dimezzati rispetto alla giornata di ieri perché sono dimezzati anche i tamponi. Abbiamo imparato come questi due dati vadano a braccetto e siano da citare ormai all'unisono. Sono 394 i nuovi contagi in tutta la regione Lombardia per un totale di 83.298 da quando stiamo affrontando questa pandemia poco più di due mesi. I tamponi sono 10.919 invece appunto nella giornata di oggi. Diminuiscono, e questo è il dato che fa sempre ben sperare, i ricoveri in terapia intensiva, meno 15 nella giornata di oggi, anche i ricoverati non in terapia intensiva, meno 215. E come sempre va monitorato il dato dei decessi che resta piuttosto alto, 69, un po' in linea con i dati degli ultimi giorni che stiamo raccontando nei nostri telegiornali. Non solo, 15.185 decessi in Lombardia negli ultimi due mesi a causa del coronavirus. Apriamo una finestra anche sui dati più locali. Milano provincia, sono 105 in più i nuovi contagi nella giornata di oggi e il totale arriva a 21.731, il dato di Milano città invece di 63, per un totale in questo caso di 9.185 casi dall'inizio della pandemia. A Pavia il dato si è alzato rispetto alla giornata di ieri nonostante il numero di tamponi dimezzato, sono 29 contro i 19 di ieri per un totale di 4.849 contagiati in tutta la provincia dall'inizio della pandemia. Poi aspettiamo anche il dato dei decessi sulla provincia di Pavia perché sono dati importanti. Ricordiamo che già ieri erano stati 10 in provincia di Pavia sul totale dei 62 della regione, quindi questo è un dato che andremo a approfondire nelle prossime edizioni. Paolo, per il momento è tutto. Grazie Mario, continuano le voci che chiedono di divulgare un maggior numero di dati a livello territoriale, soprattutto che il dato dei contagi e dei guariti sia diviso per singolo comune. L'ultima richiesta arriva dal circolo del Partito Democratico di Vigevano. Nuovo appello da TS Pavia per la divulgazione periodica dei dati sull'andamento del contagio nei singoli comuni della provincia. Dopo l'associazione giornalisti di Vigevano e Romellina, ora è anche la politica ad aggregarsi alla richiesta. Il PD di Vigevano ritiene fondamentale avere una conoscenza approfondita e aggiornata dei dati a disposizione per poter avere gli elementi necessari per prendere qualsiasi scelta di carattere amministrativo. Anche noi del Partito Democratico chiediamo che ATS Pavia pubblichi sul proprio sito web i dati del contagio almeno due volte a settimana. Chiediamo quindi maggiore chiarezza e meno incertezza da parte di ATS proprio nella pubblicazione e nella trasparenza di questi dati. E ci uniamo alla battaglia dell'Associazione Giornalisti Vigevano della Lomellina che proprio settimana scorsa hanno inviato due lettere ad ATS Pavia per chiedere la pubblicazione di alcuni dati fondamentali per fare appunto chiarezza e per avere maggiore trasparenza sulla situazione dei contagi nella nostra città e in tutta la provincia di Pavia. Chiedo inoltre che le altre forze politiche, civiche della città supportino questa battaglia perché come facciamo a prendere decisioni per la collettività se non abbiamo la reale
percezione del contagio in città e i reali dati del contagio in città. Quindi è fondamentale che sul sito di ATS vengano pubblicati almeno il numero di contagiati attualmente in città, nelle varie città della provincia, il numero di guariti è fondamentale, i numeri di malati che sono in isolamento, il numero di tamponi e la percentuale di malati che vengono fatti giorno per giorno. Dal PD arriva inoltre un ulteriore sollecito ad ATS perché vengano diffuse informazioni sui dati raccolti nelle case di riposo. È fondamentale anche che poi ci siano dei dati chiari su cosa è successo nelle RSA della provincia, perché purtroppo, come sappiamo, ci sono stati tanti contagiati e tanti decessi, ma non abbiamo il numero effettivo per case di riposo e per città. Nei principali centri del territorio c'è anche molto dibattito su cosa fare a livello viabilistico, soprattutto a Pavia, dove sono già comparsi i marciapiedi allargati, le prime ciclabili, però questo è un punto di partenza e dall'opposizione si chiede un maggiore coinvolgimento dei cittadini in questo processo. Non solo le conseguenze economiche e sociali, l'emergenza coronavirus farà rivedere a 360 gradi il concetto di vita della città e dei suoi abitanti. A partire dalla viabilità, e già nei giorni scorsi l'amministrazione del Mezzabarba ha iniziato una serie di lavori per allargare i marciapiedi su diverse strade, potenziando allo stesso tempo le piste ciclabili. Per favorire il distanziamento sociale è stato messo inoltre il senso unico di marcia anche per i pedoni sul Ponte della Libertà e quello coperto, una tematica per cui il PD di torna a chiedere il coinvolgimento di tutto il capoluogo. La mobilità va rivista come vanno riviste diverse cose e per questa ragione noi la scorsa settimana abbiamo depositato al Presidente del Consiglio, al Sindaco e soprattutto agli altri capigruppo una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale oppure di diverse commissioni in cui audire tutte le categorie, non solo quelle produttive ed economiche che naturalmente sono fortemente colpite dal coronavirus e dal post-coronavirus in questo momento di inattività, ma anche per ridisegnare la città, la mobilità in città e ridisegnare tutta una serie di cose che adesso non vanno e per le quali secondo me il Comune dovrebbe sentire tutte le categorie interessate. Sono diversi gli aspetti da analizzare, a cominciare dalla gestione degli studenti alla ripresa delle lezioni, ma non solo. Anche il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile dovranno essere particolarmente attenzionati dall'amministrazione comunale. Quindi ci sono gli studenti, per esempio, che a settembre, a seconda di come verrà deciso il calendario scolastico, dovranno tornare a Pavia. Questi come si muoveranno? Gli autobus sono abbastanza capienti, consentono a tutti di naturalmente essere trasportati oppure bisogna anche qui ridisegnare un po' la mobilità. Gli interventi che si stanno facendo, che ogni tanto si vedono come delle strisce giallo, bianche disegnate per terra, sono veramente utili? Funzionano? Si sono sentiti i tecnici? Si sono sentite le associazioni di coloro che usufruiscono per esempio di mezzi di mobilità alternativa e sostenibile come coloro che vanno in bicicletta, la FIAB oppure altri cittadini che fanno uso di mezzi diversi, per esempio dalle auto. Quindi questi secondo noi devono essere tutti argomenti trattati in modo esaustivo e per trattarli bene, per naturalmente approfondirli, è necessario che si sentano le persone titolate a farlo. E quindi persone non solo che per competenza o perché se ne avvalgono, ma persone che tendenzialmente si intendono appunto di mobilità, in modo tale da avere un ridisegno complessivo che sia armonico, che sia armonizzato appunto con i bisogni della città in questo momento in cui è cambiata letteralmente in parte la nostra vita. E torniamo a collegarci con Palazzo Mezzabarba e con Mario Fortunato. Mario, altre novità? Sì, Paolo, a proposito di tavoli di confronto, ce n'è stato uno questa mattina dalle 10 all'ora di pranzo circa tra l'amministrazione comunale e Confartigianato, CNA, parrucchieri ed estetisti, che dovranno ripartire, si spera, a breve in attesa di conferme sia dal governo che dalla regione. All'incontro hanno partecipato il sindaco Fracassi, l'assessore al bilancio Chiara Rossi e quella al commercio Roberta Marcone, nella sala consiliare, quella più ampia per garantire il massimo
distanziamento sociale ovviamente possibile. Si lavora su alcuni fronti, perché così come ristoratori e negozianti, anche queste categorie hanno avuto gravi danni economici per la lunga chiusura delle loro attività. E allora si potrebbe optare per l'annullamento della Tari o anche per le imposte pubblicitarie. Ovviamente stanno lavorando gli uffici per capire quali siano i margini economici di questa manovra. Sulla riapertura, ovviamente tutti vorrebbero ripartire, perché la chiusura prolungata sta creando veramente dei gravi danni economici, però con delle regole certe e con dei protocolli, perché senza certezze gli stessi esercenti sarebbero veramente in difficoltà a riprendere le loro attività. E sulle possibili opzioni da adottare per recuperare tutto il tempo della chiusura forzata, l'ampliamento delle ore e dei giorni di attività dei negozi, di parrucchieri, estetisti più in generale. La paura però è anche quella delle sanzioni, ci ha riferito l'assessore Marconi, che si è confrontata con gli esercenti, perché tutti vogliono ripartire ma rispettando le regole e farle nel miglior modo possibile. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri, ovviamente Paolo, torneremo ad aggiornarvi. Per il momento è tutto. Grazie Mario, andiamo alla politica. C'è stata una nomina ai livelli più alti nazionali del partito per il deputato pavese di Forza Italia Alessandro Cattaneo. Anche il deputato pavese Alessandro Cattaneo entra a far parte del coordinamento presidenza di Forza Italia. Silvio Berlusconi lo ha nominato responsabile della formazione all'interno del partito. Assieme a Cattaneo sono stati nominati Marco Bestetti, Enrico Pianetta, Katia Polidori e Micaela Biancofiore, ma anche Renato Brunetta, Giorgio Mulè e Andrea Mandelli. Ho appena ricevuto dal presidente Berlusconi la telefonata in cui mi ha comunicato la scelta di entrare nel coordinamento nazionale di Forza Italia, nella presidenza, insomma l'organismo politico apicale più importante all'interno del partito. L'ho ringraziato di questo ennesimo atto di fiducia, per me motivo di soddisfazione, di orgoglio, ma come sempre in questi casi in me prevale anche il senso di responsabilità, perché oggi c'è davvero bisogno in Italia, nella nostra provincia, in regione, di rilanciare un'azione dei liberali, di rilanciare l'azione di un'area che dia voce a quelle persone del ceto medio, del ceto produttivo, che sono stanche di una politica fatta di ignoranza, fatta di persone inadeguate. E allora il lavoro è tanto, ma il lavoro come sempre non mi spaventa. Il pensiero va anche, è andato subito, a quando ho iniziato 25 anni fa a Pavia, al liceo, poi nel mio quartiere e così via. Sono orgogliosamente uno che ha scalato tutti i gradini di questo partito e della politica. L'ho fatto gradualmente, con tenacia. Voglio ringraziare tutti quelli che in questo percorso ci sono stati, ci sono e ci saranno, perché alla fine la politica è un gioco di squadre. Quindi grazie anche a tutti gli amici di Pavia, Pavia Provincia, che non smettono mai di incoraggiarmi e di giocare insieme una partita troppo importante, quella di dare un buon governo alle nostre istituzioni, siano essi comuni del nostro territorio e fino ad arrivare al Parlamento e oltre. Grazie Presidente Berlusconi, al lavoro. C'è stato segnalato un episodio che ha molto spaventato i residenti di Arena Po. Si sono sentiti degli spari in pieno centro paese. Colpi d'arma da fuoco in paese per uccidere i colombi, è la denuncia della LAV, la Lega Antivivi Sezione, che ha segnalato ai carabinieri due casi avvenuti ad Arena Po nel giro di pochi mesi. Nei giorni scorsi una residente ha sentito uno sparo mentre passeggiava con il suo cane in centro paese e pochi metri dopo ha trovato a terra un colombo agonizzante con una ferita al torace. L'uccello è morto durante il trasferimento alla clinica veterinaria. Nel febbraio scorso un'altra signora aveva segnalato continui spari alla periferia del paese e il ritrovamento della carcassa di un piccione a poca distanza dalla sua abitazione. Anche in quel caso l'animale era stato colpito da un'arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia, visto che il referto della radiografia aveva evidenziato la presenza di 4 pallini di piombo nell'addome e nel torace. Si tratta di gesti estremamente gravi e pericolosi, commenta la Voltrepo Pavese. Non solo chi ha sparato ha seriamente rischiato di ferire i passanti o altre persone nelle proprie abitazioni, ma è anche assolutamente inaccettabile che per noia o per fastidio si esplodano colpi contro gli uccelli.
Il reato di uccisione e maltrattamento di animali punisce chiunque per crudeltà o senza necessità uccide o maltratta qualsiasi animale, compresi i volatili che abitano nelle nostre città. L'uso improprio delle armi, conclude la LAV, è a maggior ragione ingiustificato se si pensa che diversi comuni della provincia di Pavia hanno adottato piani di contenimento ecologici per favorire l'allontanamento e il contenimento non cruento delle popolazioni di colombi in ambito urbano. L'associazione animalista ha segnalato entrambi gli episodi anche al sindaco di Arena Po, Alessandro Belforti. Il comune di Broni ha ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia dei lavori di efficientamento energetico degli 11 appartamenti di Via Farini riservati a famiglie in stato di necessità. L'intervento ha un valore di 170.000 euro e prevede la sostituzione di caldaie, finestre e porte di accesso oltre all'isolamento termico dei solai. Dovrà essere realizzato entro l'anno. Siamo molto soddisfatti, è il commento del sindaco Antonio Riviezzi, perché con gli interventi in programma andremo sia a migliorare la qualità della vita delle famiglie ospitali nel fabbricato di Via Parini, sia a ottimizzare i consumi energetici globali dell'immobile. L'operazione, ha ricordato il sindaco, non comporterà alcun aggravio di costi a carico delle casse municipali, in quanto la regione ha deciso di finanziarla per intero. Già lo scorso anno, si ricorda, gli appartamenti di Via Parini erano stati oggetto di manutenzione. L'amministrazione comunale, in un comunicato, sottolinea inoltre che proseguono i lavori di riqualificazione della ex caserma della Polizia locale di Via Cavour, dove saranno realizzati 6 nuovi alloggi temporanei per fare fronte a situazioni di emergenza abitativa. Torniamo a Pavia, in questo caso per occuparci di verde pubblico con il comune che è orientato a affidarlo nuovamente in gestione ad ASM, ma ci sono degli ostacoli burocratici piuttosto importanti perché ciò avvenga. La gestione del verde in città tornerà nelle mani di ASM. La notizia è emersa nei giorni scorsi durante l'ultima commissione di garanzia a Palazzo Mezzabarba. Un ritorno al passato, visto che era stata la precedente amministrazione di centrosinistra, guidata dall'ex sindaco Massimo De Paoli, a decidere di affidare il verde cittadino a 3 cooperative, con un contratto di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Una decisione che aveva scatenato parecchie polemiche all'interno del centrodestra cittadino. E infatti già nel documento di programmazione, legato al primo bilancio della giunta Fracassi, si faceva riferimento ad un affidamento diretto del servizio all'azienda di Via Donegani. Il colpo di scena è arrivato però lo scorso mese di novembre, quando il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo l'affidamento diretto ad ASM del servizio di raccolta rifiuti da parte del comune di Bereguardo. Questo perché il fatturato di ASM non si baserebbe solo sui soci pubblici, ma anche sul libero mercato, come provato dalle quote di LGH. Per questo anche l'affidamento diretto della gestione del verde a Pavia potrebbe essere bocciato dai tribunali. Tra le possibili soluzioni per risolvere il problema, l'azienda di Via Donegani potrebbe decidere di uscire da Linea Group Holding. In attesa di risolvere la questione, il comune di Pavia ha prima prorogato l'incarico alle 3 cooperative, mentre adesso sono stati scelti alcuni soggetti privati con un contratto ponte. Da lunedì 18 maggio riapriranno gli sportelli di ASM Energia di Viale Petrarca a Vigevano. L'azienda ha adottato tutti i protocolli di sicurezza nel rispetto delle misure previste dalla legge per garantire la massima tutela e protezione sia ai clienti che al personale. L'accesso sarà garantito a massimo di 2 persone alla volta con obbligo naturalmente di mascherina. I clienti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Ci si potrà recare agli sportelli solo per urgenze dopo aver fissato un appuntamento. ASM Energia ricorda inoltre alcune importanti agevolazioni straordinarie per i pagamenti per tutto il periodo dell'emergenza. Non sono state sospese le forniture per mancati pagamenti e sono stati bloccati gli invii dei solleciti agli utenti. In attesa del decreto rilancio, in queste ore al vaglio del governo e a eventuali nuove indicazioni da parte di ARERA, l'autorità di regolazione dell'energia, ASM ricorda che ha deciso di non applicare interessi di mora sul pagamento ritardato di tutte le bollette con gas e luce a scadenza a marzo e aprile 2020. Il periodo di non applicazione degli interessi di mora per le bollette di marzo-aprile è stato prorogato fino al 31 maggio. Con la graduale ripresa dell'attività che è prevista da questa fase 2 che stiamo vivendo, nei prossimi giorni, conclude ASM Energia, verrà comunicata anche la data di riapertura dello sportello di Mortara. E a proposito di riaperture, da domani a Cava Manara tornerà il mercato.
I parchi rimarranno chiusi almeno per qualche giorno ancora, mentre il mercato riaprirà giovedì 14 maggio. A Cavamanara l'amministrazione comunale aspetta di capire come sarà il nuovo decreto del governo sulla fase 2 per pianificare la riapertura delle attività. Anche l'area attrezzata per gli sport di gruppo è ancora transennata. Allora, fase 2, affrontiamo la fase 2 come tutti gli altri comuni, attenendoci a quelle che sono le direttive del decreto. Il decreto consente l'apertura dei parchi che però non siano dotati di giochi per i bambini. Noi abbiamo a Cavamanara 11 parchi, ma tutti e 11 sono dotati di giochi per i bimbi, quindi al momento i parchi sono ancora tutti chiusi. Attendiamo il nuovo decreto per capire se eventualmente ci potranno essere dei nuovi allentamenti, diciamo, a queste restrizioni. E abbiamo anche un'area bellissima attrezzata per poterci svolgere diverse attività sportive, il beach volley, il basket, il calcio. E purtroppo vederla transennata con una primavera come quella che abbiamo vissuto, stupenda, è veramente un peccato e piange il cuore, ma io dico ai ragazzi, vedrete che avremo tempo per rifarci. Per quanto riguarda il discorso del mercato, il mercato riaprirà con giovedì, con tutti i sacri crismi, ovviamente ringraziando Polizia Locale e Protezione Civile per la disponibilità che ci consentirà di effettuare un'apertura ed un'uscita in modo tale da poter verificare anche la temperatura degli avventori. Discorso simile anche per gli uffici comunali. L'amministrazione sta pensando di installare barriere in plexiglass per gli uffici a contatto con il pubblico e in questi giorni si sta procedendo alla sanificazione delle varie strutture. Per quanto riguarda i contagi, la situazione rimane stabile, spiega il sindaco Pini, che poi lancia un appello alla cittadinanza. Anche a Cava il numero di casi è abbastanza stabile. L'aumento che vediamo è in conseguenza di un incremento di tamponi che vengono fatti sui soggetti già adeguatamente isolati. Quindi siamo in linea con quello che è l'andamento regionale, nazionale, diciamo. Ma questa cosa non ci deve far allentare l'attenzione e la tensione. Abbiamo un pochettino più di libertà, dobbiamo sempre utilizzare mascherine e distanziamento sociale. Mi raccomando, non fatevi prendere troppo dal brio e dagli effetti primaverili, mantenete le distanze. Io mi ero permesso, e vi lascio con questo saluto, di fare una piccola vignetta che ho pubblicato sui social, non so se si può vedere, dove praticamente sono descritte le regole che ci consentono di affrontare la seconda fase. E quindi, a rispettare le regole, fare attenzione e usare il cervello. Buona fase 2 a tutti. Vi mostriamo adesso una bella iniziativa che si è svolta a Landriano. Ieri era la giornata mondiale dedicata agli infermieri e il Comune di Landriano ha deciso di celebrarla con l'inaugurazione di un grande murale che è stato dipinto sopra all'ingresso del poliambulatorio cittadino. Un gigantesco murale raffigurante due infermieri al lavoro. È stata questa la scelta dell'amministrazione comunale di Landriano per celebrare la giornata dell'infermiere. Il luogo individuato per realizzare il murale è la parete d'ingresso del poliambulatorio alle ex scuole di via Marconi. Una scelta simbolica per rendere omaggio a tutti gli infermieri che sono impegnati da febbraio nella lotta al Covid-19 e anche ai medici, operatori sanitari e volontari, come spiega l'amministrazione in un comunicato. La parete sopra l'ingresso del poliambulatorio è stata preparata dai tecnici manutentori che hanno poi lasciato il campo all'artista Nicolò Ragnolo. Ciao ragazzi, allora abbiamo realizzato questo murales, metà bomboletta e metà a pennello. Sono 11 metri e 2,30 metri di altezza e l'abbiamo fatto per incoronare la giornata dell'infermiere. Niente, il senso praticamente è che non ci dobbiamo mai fermare, nonostante tutti i disagi e intemperie che ci possono capitare. Ognuno di noi deve lottare e non fermarsi mai. L'opera completata è di grande impatto visivo e accompagnerà d'ora in avanti tutti gli utenti che si serviranno del poliambulatorio di via Marconi. Signori, grazie. Grazie al sindaco e grazie all'amministrazione comunale. E questo era l'ultimo servizio, concludiamo qua. Arrivederci e buona serata.